AMD Radeon RX 6000. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e sono ancora super mega iper ultra eccitato per la conferenza che AMD ha tenuto sul suo canale YouTube riguardante le RX 6000. Il video si dividerà in due parti, la prima in cui andremo a vedere grosso modo i dettagli delle nuove schede grafiche di AMD, la RX 6900 XT, la 6800 XT e la 6800, e la seconda parte in cui vi lascerò in maniera integrale io che assisto alla live in compagnia della chat di Twitch, quindi vedete tutte le reazioni in tempo reale e ci sono state effettivamente delle botte belle pesanti che sono rimasto molto contento, diciamo. Allora, cominciamo subito con le domande importanti. Le RX 6000 avranno il ray tracing? Sì. Sarà un ray tracing tipo quello di Nvidia, cioè con degli RT Core? Potremmo dire di sì, perché il chip per il ray tracing sarà direttamente integrato nelle compute units delle nuove RX 6000, in tutta la linea, o almeno in queste tre schede grafiche che abbiamo visto. Ad ogni modo, dato che comunque questa feature è presente anche sulle console di nuova generazione, era una sicurezza appunto che AMD avrebbe portato sulle sue nuove schede grafiche. Per quanto riguarda il DLSS, non lo sappiamo ancora, non c'è una vera alternativa per adesso a quello di Nvidia, ma ci sono dei grandi miglioramenti grazie al Fidelity FX per quanto riguarda la luce dinamica in game, l'ambient occlusion e comunque dei tweak grafici che faranno molto piacere a chi utilizzerà una scheda grafica RX 6000. La cosa più bella, secondo me, è che c'è una completa integrazione tra le CPU Ryzen 5000, le schede madri X570 e le RX 6000. C'ho la pelle d'oca quando dico queste cose. Perché, dato che le RX 6000 avranno lo stesso sistema di cache dei Ryzen 5000, sarà possibile, avendo le tre componenti, come che ho detto prima, sarà possibile avere delle performance in più per una maggiore comunicazione molto più veloce tra scheda grafica e CPU. La conferenza poi si è decisamente infuocata quando sono stati mostrati i benchmark. Partiamo dal basso giusto per far crescere l'hype. Raga, la 6800 costerà al lancio $579 è più potente di una 3070, è più potente di una 2080 Ti e a 16 giga di GDDR6. La 6800 XT, invece, sembra quasi una 3080 con 16 giga di GDDR6 e costerà al lancio, attenzione, $649, quindi 50 in meno di Nvidia. Io sono certo che Nvidia comincerà a far scendere un pochettino i prezzi delle proprie schede grafiche. Ma la più potente della lineup, cioè la 6900 XT, che è la diretta concorrente della 3090, ricordiamo che la 3090 non è una scheda per il gaming, Nvidia ci ha detto che è per il gaming, ma non è così, la 6900 XT costerà $999 al lancio ed ha in game grosso modo le stesse performance della 3090. Per tutti i dati tecnici io vi rimando alla seconda parte del video, ma adesso vi dico un po' delle mie aspettative. Si sapeva che AMD avrebbe praticamente sconvolto il mercato, l'ha fatto con i processori, l'ha fatto negli ultimi 3 anni con i Ryzen e l'ha fatto quest'anno con le RX 6000. Adesso capiamo perché Nvidia ha affrettato il lancio delle RX 3000 e sappiamo perché AMD non ha controbattuto subito al lancio delle RX 6000, perché sapeva di avere un asso vincente nella manica. Ma queste schede grafiche, come ho già detto molte volte in live, sono buone per chi vuole giocare soltanto. L'implementazione software, che sia l'encoding per lo streaming, che sia il sistema di broadcast che offre Nvidia, che sia l'implementazione CUDA per il rendering, sono cose che trovate così allo stato già ottimo che è solamente sulle schede grafiche Nvidia. AMD non ci ha parlato ancora di queste cose, ma sono certo che vedendo la vendita così alta delle proprie schede grafiche, raga, perché i prezzi sono assurdi, sicuramente alcuni di questi software saranno implementati prima o poi. Detto ciò, io vi lascio alla seconda parte del video, ragazzi, tutta la conferenza in maniera integrale, ricordandovi una cosa. Volete giocare? Comprate AMD quest'anno.
Volete giocare? Volete fare streaming? Volete renderizzare video? Volete fare di più? Nvidia è ancora la scelta migliore. Ma confido nella buona fede di AMD. Vi ripeto, più schede grafiche significa più soldi che entrano da AMD, ma significa anche più clienti per AMD. E qual è il modo migliore per tenersi cari i propri clienti? È proprio quello di accontentarli e dare qualcosina in più. Vi lascio alla conferenza, grazie mille per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go baby! Dice la chat, mo fanno vedere subito i prezzi e staccano. Ok, quindi questo è il design ufficiale, perfetto. Godfall sarà un gioco che io vorrò giocare perché mi intrippa parecchio. Molto molto figo. Far Cry 6, ok. Quindi avrà qualche ottimizzazione per l'RX. Quanto è carina, questa è la 6800 XT, credo. AMD. Il design è molto carino. Thank you all for joining us today for this second half of our next gen PC platform launch. I loved seeing all of your excitement when we introduced the Ryzen 5000 series a few weeks ago. Okay. It was actually the most watched launch video in AMD history. Certo. And I must say, we're very proud of what Zen 3 brings to gamers. But today is all about Big Navi. Oh, Big Navi, forza, forza, forza. I'm really excited to show you the new RDNA 2 architecture and our full stack of Radeon RX 6000 series products. As you know, we brought the first generation of RDNA architecture to market in 2019 with the Radeon RX 5700 XT. Che era una scheda abbastanza buona. With the launch of the 5700 XT and the Ryzen 3000 series, AMD became the first company to introduce a high-performance CPU and GPU together. And we delivered a winning combination of computing and gaming performance, okay, including CPU and GPU of the year in 2019 from PC Gamer. Now, 2020 is really the year of the gamer. I know many of you can't wait to get your hands on the next-gen consoles. Whether it's the Microsoft Xbox Series X, okay, perché ricordiamo che le console hanno chip grafico AMD. We are so proud that AMD is enabling these incredible gaming experiences. Sta parlando solo delle console, sta dicendo che comunque il 2020 sarà l'anno per i gamer. Ah, il processore migliore al mondo per il gaming, i Ryzen 5000. Gaming and creative workloads, performance in single thread. And for millions of you, it's a drop-in upgrade to your existing AM4 motherboard. Sì. Supporta il socket M4, quindi è un ottimo upgrade. Many of you have asked us to compete at the highest end of gaming GPUs as well. And today we're ready to show you exactly what we've been working on. I'm so excited to show you the Radeon RX 6000 series. Sono così eccitata di mostrarvi la RX 6000. Vabbè, è la GPU più potente che abbiamo mai costruito, ma questo si sapeva. Just like with our Zen CPU architecture, ok, un improvement del 50% da RDNA 1. We designed RDNA specifically for gaming, and our first gen RDNA products delivered 50% better performance per watt over our GCN architecture. We want to take another big step with RDNA 2 and deliver another 50% generational improvement in perf per watt. And with RDNA 2, we also set the goal to deliver leadership gaming performance.
And now I'm very happy to show you for the first time. Big Navi. Ah, ecco qua il chip, raga, Big Navi. 7 nanometri, raga. 26.8 billion transistors built with leading edge 7 nanometer process technology. 26.8 miliardi di transistor. Primo prodotto di RDNA2. And now let me turn it over to AMD fellow Laura Smith to give you more details on the architecture. Adesso parliamo con con la signorina che ci dà più dettagli sull'architettura. Our roadmap has a clear goal: gaming leadership across the ecosystem. The GCN was a great architecture, but we knew we needed to rethink graphics and build the best engine for the future. Ha detto GCN era una grande architettura, ma dovevamo rifare un'architettura addirittura migliore. The first major step was RDNA, introduced last year. RDNA was a new architecture and used a 7 nanometer process node. RDNA è la prima architettura a 7 nanometri. We committed to you that our engineers had plans in the works for RDNA 2 and we would be back quickly with another significant improvement. Ha detto che avremmo subito dato un nuovo aggiornamento a RDNA 1. RDNA 2 is built to be the gaming architecture. Ok, RDNA 2 è stata pensata per essere l'architettura gaming su console, computer e realtà virtuale. Significantly higher performance. Va bene. 50% improvement in performance. La Infinity Cache, raga. Come l'Infinity, come sui Ryzen praticamente. Combined, they become extremely difficult because as you push performance, a natural side effect is more power. Non ha tirato il chip fuori dal forno, bocciata. E il miglior commento va a lui. Grande Giangio. For RDNA 2, we made significant gains in all these areas. The compute unit is the core of the architecture. We advanced all aspects of the compute unit design. Va bene. Sta dicendo comunque è stato ridisegnato tutto quanto il design interno. Orri, bentornato. In combination, these elements made the compute units 30% more energy efficient. Allowing them to be pushed faster. Quindi sono il 30% più efficienti a livello energetico. The amount of data more than doubles as we move from 1440p to 4K. The more efficient the memory subsystem is, the higher fidelity the images are, certo. And the more you can push the frame. Più efficiente il bandwidth, più fedele l'immagine in 4K o a risoluzioni più alte. High density, high speed cache. Based on the Zen L3 cache. Ok, perfetto. Come avevo detto, la cache della scheda grafica sarà più o meno sulla stessa architettura dei processori Ryzen 5000. Our specialized Infinity cache combined with a 256-bit G6 interface delivers more than. Vogliamo il grafico delle performance simile a Nvidia, non sarebbe male, magari il rosso. And at lower power consumption. High frequency is important for gaming performance. RDNA 2 is built with custom libraries and high speed design flows. Perfetto. RDNA 2 è costruito per librerie veloci e per i giochi ad alto refresh rate. We are able to deliver 30% faster frequencies in the same 7 nanometer process node. Frequenze più alte del 30%, raga, quindi forse oltre i 2 GHz è possibile. Achieving 54%. With RDNA 2, we also focus on bringing new hardware features into the architecture. We partner closely with Microsoft on DirectX 12. Raga, ray tracing c'è il ray tracing. Variable rate shading, mesh shaders and sampler feedback. RDNA 2 will also support Microsoft Direct Storage API. We're excited about this new API that will enhance the gaming experience by significantly reducing game asset load times from. Raga, variable rate shading e mesh shader, secondo me è tipo il DLSS di Nvidia comunque. To our prior generation. And when we put it all together, questa è la generazione precedente, raga. Delivers double the performance and with great power efficiency. We are so proud doppia performance. Of what we've accomplished with RDNA. Oddio, mi suona tanto Nvidia questa affermazione. The team is executing to plan. RDNA 2 is here and the RDNA 3 team is well into execution. Let me welcome Scott Herkelman. Stanno già pensando a RDNA 3, ma davvero? RX 6000 series products.
I prodotti RX 6000, raga. Mamma mia. No, macchiappa il coccolone adesso. Ma pensavo avesse i sandali lui. Madonna. L'aprono. As a hardcore League of Legends and Borderlands 3 player and playing these games on our RX 6000 series over the past few weeks, I'm so excited and proud to be here with you today. Allow me to introduce you to our brand new AMD Radeon RX 6800 XT graphics card. Ah, 6800 XT. Guarda il boost clock, 2250 MHz. Oddio! 4K and below resolutions and at the highest quality settings available. It comes with 72 compute units and runs with a game clock of over 2 GHz. This card features a 2.25 GHz boost clock that pushes some of the highest frequencies we've ever achieved. All thanks to the incredible work done by our engineering team on the RDNA 2 architecture. The 6800 XT will also feature 128 MB of Infinity 128 MB di Infinity Cache, providing the bandwidth needed for high resolution gaming. Paired with 16 GB of DDR6 memory. Di GDDR6 RAM. High resolution games that you want to play. And we've delivered all of this incredible performance with a total board power of just 300 watts. 300 watt. As you can see, the 6800 XT not only delivers on 4K 60 frames per second. But avvicina sti cases, it avvicina. We've been maxing out. Raga, in 4K quelli sono in 4K. Borderlands 3 and Call of Duty Modern Warfare. Non è male. Ed è Doom Eternal. Doom Eternal, raga. The 6800 XT competes head to head against the latest offering from the competition. Here, we compare their best API scores. La 3080, raga, con la 6800 XT. And as you can see, mamma, stanno là come performance. Significant wins across a variety of titles. Ha un consumo minore. Immagino la 6900 XT. Per il 2K invece. Raga, in 2K, madonna che frame rate. Non è affatto male. No, raga, se la gioca con la 3080, ma davvero. This is just an incredible amount of performance. All in all, the 6800 XT is a fantastic choice for enthusiast gamers. We even have more performance we are delivering with two very cool features. Vediamo le due cool feature. The one-click overclocking button we've built into our Radeon software package. Ok, quindi nel software un bottone per l'overclock, un pulsante singolo. Overclocking headroom built into your GPU to give you every bit of performance it has to offer. È una cannonata nel petto per Nvidia, verissimo, vero? That only AMD can deliver both high-performance processors and high-performance GPUs. Ha detto una cosa giusta, solo AMD può portare CPU ad alte performance e GPU ad alte performance, è l'unica azienda, verissimo questo. Amount of high speed memory from the AMD Radeon RX 6000 series graphics cards to the AMD Ryzen 5000 series processors and it delivers additional levels of performance. Quindi c'è un'integrazione tra CPU e GPU. These components with our 500 series chipset motherboards enable the setting in the BIOS and the performance uplift becomes automatic. Quindi raga, su scheda madre X570 with the one click overclocking of rage mode, you'll get in many of the games you love. Quindi c'è comunque un boost alle prestazioni su X570 e RX 6000. And that's before game developers begin to optimize for this new capability. Prima che sia tutto ottimizzato, ma davvero? A lot of you absolutely love frames per second performance just like us. È fantastica questa cosa. Ok, ridurranno la latenza, tipo Nvidia Reflex, quindi. Game can be the difference between a major win and a major loss. Last year we pushed the industry to recognize there was a better way to provide competitive gamers with less latency from mouse click to the screen, giving competitive gamers who own the RX 5000 series a serious leg up on their competition. Perfetto, per i giochi competitivi ci sarà comunque un abbassamento della latenza.
Combining the latest implementation of Radeon Anti-Lag with the FreeSync monitor can reduce lag in your DX9 and in your DX11 game. Vabbè, si abbassa un bel po'. Fortnite, for example, FreeSync e Radeon Boost, raga. Seconds of latency reduction by simply enabling this feature in Radeon software. More recently, bello, we introduced Radeon Boost, a unique feature that's a step beyond anti-lag. For select games, sì, sono curioso anche io di vedere i prezzi. In response to your mouse or controller input. No, il ray tracing però ci sarà, raga. Ci sarà sicuramente. L'abbiamo visto prima nel grafico. Both Radeon Anti-Lag and Radeon Boost can be enabled via the Radeon software that comes with your graphics cards, and neither of them require a proprietary API or a game integration to provide latency reducing benefits. As you can see, the combination of these 100 euro in meno sarebbe una botta assurda, sarebbe. Latency reduction in highly competitive games like Fortnite running at 4K. Now, performance is king. But let's talk for a minute about how we are improving the visual. Allora, ambient occlusion, che spesa. With full hardware support for DX12 Ultimate, the Radeon RX 6000 series is ready to enable ray tracing and variable rate shading in upcoming. Dovrebbe essere la concorrente della 3080. Guarda, stanno a tanto di differenza tutte e due. A volte questa va meglio, a volte va peggio, ma sempre di tanto. To enable the higher level of visual fidelity while ensuring high frame rates. For DX12 Ultimate, we've added an optimized denoiser for ray tracing effects. And ah, raga, il denoiser per il ray tracing. Image quality based upon luminance and motion. We've also added a suite of compute-based effects to be used alongside ray tracing, like optimized screen space reflections and an optimized ambient occlusion. We're always looking to help develop. Quindi rifrazioni e riflessioni della luce e ambient occlusion migliore con il loro ray tracing. More performance when using ray tracing. As of today, our AMD Fidelity FX supported games list has grown to 35 titles. Wow, 35 giochi già supportano il Fidelity FX. Let's take a look at some of these new features in an upcoming game with never before seen footage from Counterplay Studios and their fantastic game Godfall. Godfall, ok. Un gioco ottimizato sicuramente su AMD. As they hunt for loot, equip legendary armor and defeat vicious enemies. Leveraging the latest DirectX 12 Ultimate API, Godfall features DirectX ray tracing, variable rate shading, and supports Fidelity FX casts to deliver incredible levels of stunning fidelity. Vabbè, effetti di luce molto molto fighi. And I think it looks absolutely fantastic. Now, let's hear from a few more of our game developer partners about the work they've done with us on RDNA 2 and what you can expect in their games coming soon. Ok, raga, per adesso sembra un sogno. And some of the new technologies we've been collaborating with AMD on to make our game the most immersive and beautiful Far Cry ever. We've been working together to take full advantage of the new Radeon RX 6000 series and RDNA 2 architecture for best possible experience. We've been very impressed by AMD's latest tech and joined forces to bring Fidelity FX Cast. Va bene, in pratica hanno fatto una partnership con AMD per i migliori effetti grafici e implementazione di Fidelity FX Dirt 5 to generate a control texture which analyzes the luminance and gives us control at an 8x8 tile level as to what shader rate we're going to be using. This enables okay. us to render much more quickly but keep the same. Sono gli shader della luce qua, delle superfici riflettenti. World of Warcraft, va bene. We're excited to team up with great partners like AMD to bring some new features to World of Warcraft. World of Warcraft. Sì, si equivale con la 3080, raga, questo non me lo aspettavo. Cioè, avevo sentito qualcosa, ma non me lo aspettavo. DXR ray tracing. Here you can see ray tracing evident and how the shadows are interacting with your character. What you're seeing involves incredibly complex computations on the RX 6000. This is a level of realism that hasn't been possible. Oh, guarda le ombre, infatti. Guarda le ombre. Sì, ci sono. Ok, ok, ok. In Woven è una bella cosa. The RDNA 2 architecture and the Radeon 6000 series allowed us to introduce some of the latest DirectX 12 Ultimate technologies into our engine. Real-time. Raga, effettivamente l'immagine è molto più bella. Guardate che figata. Porca miseria. Provide much more immersion and detail into the world.
Prenderei questa, non lo so. Voglio vedere il prezzo. Ah, ci sto pensando un po', è vero, un po' ci sto pensando. Be sure to check out amd.com starting tomorrow to see more. I'm happy to announce that da domani su amd.com will be available on November 18th. Sì! Sì! L'avevo indovinato, raga, 6.49. Also announcing the Radeon RX 6800 with 60 compute units, a 6.49 clock of over 2.1 GHz. Raga, una 3080 a 649, non ci credo. Questa adesso è la 6800 liscia. Il prezzo che dite voi, raga? Che dite? Io dico 619. Ok, raga. No, raga, la mettono più bassa della 3070 questa, allora. No, questa è una 3070 in pratica. Più potente, no, un po' più alta forse, dai. Custom design, grazie mille per il follow. Raga, è più potente di una 2080 Ti questa. 579, no, vabbè. Raga, 579. È più alta della 3070, ma questa va meglio della 3070. Oddio, 579. No, non ci credo. Madonna, che bombe. The AMD Radeon 6800 XT and 6800 deliver simply incredible 4K and 1440p. Voglio vedere la 6900 XT. Fatemi vedere la 6900 XT. And once we add the smart access memory technology, gamers can even get higher frames per second when pairing Radeon 6000 GPUs with Ryzen 5000 series. Now I saw online that some of you were wondering which big Navi product we previewed during our Ryzen 5000 launch sì. Earlier this month. For the record, that was the 6800 XT. Ok, lo sappiamo. Durante Ryzen 5000 hanno fatto della 6800 XT. Raga, la 6900 XT, eccola. We didn't stop with the Radeon RX 6800 XT. We knew that the RDNA 2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to share with you. E no, la 6700 la fanno uscire dopo. Eccola qua, la 6900 XT. Mamma mia. Relatively compact for all the performance that it delivers. Oddio. It's the same size as our 6800 XT card. Our top of the stack Radeon. Ok, 80 compute units. The ultimate in 4K gaming performance. Sì. The 6900 XT ha le stesse caratteristiche più o meno della 6800 XT. Ma? Madonna, sembra comunque talmente imponente così, con queste inquadrature. Ciao Nvidia, ciao Intel. Raga, quest'anno è brutta. Ah, 65% in più? Ma davvero? Raga, se la sparano a 799, questa è da prendere di corsa. No, raga, questa la mettono a 799. Vediamo in gaming performance. No! Raga, guardate. Oh, non ci credo. Contro la 3090. E contro la 3090 questo. Raga, va contro la 3090. Now, let's talk about price and availability. Il prezzo? No! Vabbè, raga, è da prendere. Piate questa e state tranquilli. Ok. Mi sono mantenuto basso su 799, però 999, raga, è da prendere questa. Se volete una 3090 per giocare, prendete questa. Oh, mamma mia. I prezzi. Ah, ok, pensavo facessero vedere i prezzi tra Ryzen e RX 6000. Oh mio Dio. Across the board for every gamer at every price
AMD has the CPU and GPU combination for you. Raga, so madonna, non ci credo. L'hanno messa a $450 in meno. So look for the Ryzen 5000 series starting November 5th, the Radeon RX 6800 series starting November 18th, and the Radeon RX 18 novembre e 8 dicembre. This has been quite a journey for us. Bravo, poi consuma di meno. Mamma mia. AMD is delivering the best to the industry. We want to thank all of you for your passion and enthusiasm and for No, Lisa, grazie a te, grazie a te. Applausi fino alla fine, raga. Applausi fino alla fine. Allora, un attimo. Allora, a caldo, proprio a caldo, perché ricordo questo video sta andando su YouTube. Leggo un attimo le domande. Devo aspettare cosa, Grimi? Sa che è finito tutto. AMD ha vinto. È finita tutta quanta la conferenza. Ok, allora, raga, ci rendiamo conto di quello che è successo? Ci stiamo rendendo conto di quello che è successo? Allora, 579 per la 6800, 649 per la 6800 XT e 999 per la 6900 XT. Se sono reperibili, giusto, hanno messo davvero Nvidia nella pupù. Vi dico solo questo. Allora, sono stati testati con il 5900X e 32 GB di RAM a 3200 MHz. Se è vero che i Ryzen 5000 avranno un aumento in performance, se andiamo con RAM a 3600 o 4000 MHz, AMD quest'anno ha sbaragliato i competitors, diciamo così. L'hai letto prima, Gri? Perfetto. $999 che diventeranno 999 euro più IVA. Torri, e se diventano 999 euro e la 3090 non ha più motivo di esistere se non per i 24 giga di GDDR6X. 6800 XT, raga, a $649, che anche se diventano 679 euro è una bomba, è una 3080 in pratica, è una 3080. Una cosa che mi preoccupa, e non è stato annunciato ufficialmente una cosa simile a DLSS, ma c'è il ray tracing. E se riusciamo a mantenere quelle performance anche con il ray tracing attivo, grazie alla cache dei processori, abbiamo trovato la scheda grafica da acquistare e da consigliare nelle configurazioni. In poche parole, raga, AMD ha cacciato delle bombe assurde.